Cominciamo con Riccardo. Riccardo ci porta fuori dal macro dell'Europa, storia e realtà del colpo di stato finanziario, ci porta dentro lo specifico dell'Italia con due cose. Una è appunto questo riassuntino di storia dell'economia italiana e la seconda è il titolo che in origine era da Gramsci a Enrico Letta, la storia di un collasso, di un tradimento della sinistra italiana. Dico solo una cosa, che lui ha scritto un articolo assieme a un collega, a Joseph Alevi, che vengo a sapere adesso, purtroppo c'è solo in inglese, io l'ho letto in inglese e ero sicuro che ci fosse in italiano, ma è veramente uno dei papers più preziosi. Io lo insulto molto, però gli faccio anche complimenti, conosco di meglio. È uno dei papers più preziosi che io abbia mai letto, che fa capire proprio esattamente come è successo che questa bolla di speculazione finanziaria abbia minato tutta l'economia delle persone reali comuni. Soprattutto fa capire molto bene come colpiscono un settore lavorativo, cioè i redditi di un settore, per avere un effetto di metastasi in tutti gli altri settori. Purtroppo non c'è in italiano, è nel journal International Journal of Political Economy. International Journal insieme of Political Economy. Insieme a uno splendido pezzo di Alain Barbier. Adesso mi serve complimenti. Va bene, ok. Adesso, per non parlare dei miei pezzi. Questo funziona, ok, Riccardo Bellofiore. Ce l'ho accendere. Io mi scuso per dover andare via alle 6:30, quindi immagino che la discussione, se mai ci sarà, sarà compressa, ma io sono di nuovo qui domani. Allora, io mi scuso perché dovrò andare via alle 6:30. Questo significa che evidentemente la discussione, se mai ne avrete una stasera, sarà compressa nel mio caso, però io sarò qui domani e quindi si può ritornare sulla vicenda. Io da solo con Josef Alevi ho scritto molte cose sulla crisi, alcune sono solo in inglese, ma ci sono molti altri pezzi. Io in realtà ho pubblicato recentemente due libretti di 70 pagine l'uno, 7 euro. Uno è La crisi capitalistica, la barbarie che avanza, di fatto è la base di molte delle cose che vi dirò domani su Marx. Il secondo è La crisi globale, l'Europa, l'euro, la sinistra, 70 pagine, 7 euro, molte se non tutte delle cose che Paolo ha trovato nel pezzo Could Be Raining, è una citazione da Frankenstein Junior, sono in quest'altro libretto. Io ne ho alcune copie che sono qui stasera e domani mattina, e tutti e due le vendo al prezzo stracciato di 10 euro. Signore e signori, secondo. Se mai vi interessasse qualcosa di quello che qui viene detto, vi interessasse sapere dove i discorsi che faccio, appunto codardi, eccetera, sono. Io ho una pagina web, no, una pagina Facebook, scusate, accessibile però liberamente sul web, anche se non siete iscritti a Facebook, che si chiama Economisti di Classe. Lo tengo con la compagna e mia compagna Giovanna Vertova. Inizio con una dichiarazione di fede, ci torneremo domani, dichiarazione di fede solo perché non le posso argomentare. Io parto da tre punti di vista in quello che vi dico stasera e domani. Svolgo un'analisi appunto di classe del capitalismo vecchio e nuovo. Secondo, credo che non ci sia uscita positiva senza una pianificazione dell'economia, esattamente nel senso dei disavanzi buoni di cui parla Alain Parguez, concetto che insomma avevo anche indipendentemente, ma che penso sia cruciale. La terza cosa, per citare una dei miei autori, anzi autrici preferite, Rosa Luxemburg,
Io penso che l'emancipazione, la liberazione della classe operaia e della classe lavoratrice può essere solo opera della classe lavoratrice stessa. Io non credo che si possa ragionare pensando da destra o da sinistra o da qualunque punto che siamo tutti sulla stessa barca. Vorrei, vabbè, poi vedrò alla fine se aggiungere delle cose d'altro. Adesso vorrei entrare nel merito. In realtà io non è che faccia due cose distinte: una, la storia dell'economia italiana, e due, la catastrofe della sinistra. Io penso semplicemente che non si può capire quello che io dirò sulla catastrofe della sinistra da Togliatti a Enrico Letta se non si sa dove queste posizioni si collocassero e dunque perché fossero sbagliate. Io dovrò andare molto con l'accetta, quindi mi scuserete, e parto appunto dal 1945 fino ad arrivare sostanzialmente al 2007, poi alla crisi. Io lo spacco in varie fasi. Allora, la prima fase è quella del 1945 e diciamo fino al 1950, è la fase della ricostruzione. Su questo non dico quasi niente, se non che questa ricostruzione è anche una ricostruzione sociale, non solo economica. Significa dal 47 sostanzialmente la chiara scelta di una economia capitalistica di libero mercato. Il 1950 è sostanzialmente l'anno in cui si fa una scelta cruciale, che è quella dell'apertura dell'economia italiana al commercio internazionale. Dopodiché abbiamo la fase dal 1950 al 1962. Questa fase è la fase della veloce crescita capitalistica italiana. Comprende al suo interno gli anni del cosiddetto miracolo economico. Il miracolo economico in senso stretto è quello che va dal 57-58 al 62. Allora i giapponesi eravamo noi, avevamo tassi di crescita dell'8% o di più. Questa fu una sorpresa, perché l'economia italiana nel 1950 era un'economia ad elevatissima disoccupazione, forza lavoro potenziale di 17 milioni di lavoratori, 2 milioni di disoccupati palesi, dai 2 ai 4 milioni di disoccupati nascosti, di gente che formalmente era occupata ma di fatto non lo era. Era un'economia che sembrava debole, e forse lo era, perché attraversata da potenti dualismi, non solo nord e sud, ma anche grande impresa e piccola impresa, una piccola impresa molto più arretrata di una grande impresa, comunque non allora particolarmente avanzata, una spaccatura tra aree capitalistiche ed aree non capitalistiche, l'agricoltura, il piccolo commercio e così via, una forte presenza derivante dal fascismo, che ha ragioni storiche complesse su cui non entro, ma che risalgono alla uscita italiana dalla grande crisi degli anni 30, una forte presenza del capitalismo di Stato, le partecipazioni statali, l'IRI, poi l'Enel all'inizio degli 60 e così via. Questo capitalismo cresce velocemente, risolve anche in parte il problema della disoccupazione, ma il problema della disoccupazione non è risolto completamente e forse neanche prevalentemente dalla crescita economica, è risolto dalla emigrazione. Allora i migranti eravamo noi. Cosa spiega questa crescita? Tra il 1950 e il 1955 un ruolo molto importante l'ha il settore pubblico, gli investimenti del settore pubblico. In tutto questo periodo quello che avviene è che l'alta disoccupazione
determina salari relativamente bassi. L'apertura al commercio internazionale costringe le imprese che hanno profitti a utilizzare questi profitti investendoli in una nuova, in un rinnovamento degli impianti, quindi profitti più alti del costo del lavoro. La domanda da dove viene? Allora, viene in parte, l'abbiamo detto, dagli investimenti, in parte viene dalle esportazioni. Allora, tutti i paesi esportavano e quindi tutti si facevano domanda l'un l'altro. In terzo luogo viene dalla spesa pubblica. Però in Italia, come negli altri paesi europei e come in Giappone, fino sostanzialmente alla fine degli anni 60, i bilanci pubblici sono in pareggio, non ex ante, ma quando la spesa pubblica ha svolto la sua funzione, le entrate sono più o meno crescono come la spesa pubblica. Allora, come mai c'è stato questo impatto? La vera novità del dopo la Seconda Guerra Mondiale rispetto al dopo la Prima Guerra Mondiale è che quando i paesi vanno in guerra alzano sempre la spesa pubblica, dopo la abbassavano. Nel caso della Seconda Guerra Mondiale la spesa pubblica non è stata abbassata, quindi la spesa militare si è trasformata in parte in spesa civile. Ed esiste un teorema nella teoria economica che non vi sto a ricordare, per cui se lo Stato spende 100 e incassa 100, il contributo della spesa pubblica alla crescita del reddito non è nullo, è positivo, sostanzialmente pari alla stessa entità, 100. Agli esami, quando facevo macroeconomia, se uno voleva essere... Se uno voleva essere cattivo, gli faceva una domanda su questo teorema, perché il buon senso ti dice: Stato spende 100, incassa 100, non c'è crescita del reddito. Non è vero. Però permettetemi di dire che allora questo scarto tra produttività e salario era così elevato che queste componenti non sarebbero bastate. C'è stato un elemento malthusiano. Il tutto si reggeva su una domanda di consumi che derivava da aree che sono state definite di rendita, cioè aree di una crescita ritenuta patologica delle professioni come gli avvocati, i notai e così via. Senza questo consumo dalle aree di rendita, che un po' ricorda appunto il Malthus che ci ha ricordato Paolo, a proposito, complimenti, non è che sia d'accordo su tutto, ma in così poco tempo è stato veramente un tour de force che non ho mai visto con tale chiarezza. Dal 62 al 69 noi abbiamo una fase complicata dell'economia italiana. L'economia italiana entra in crisi tra il 62 e il 64. La crisi internazionale sarà più tardi, sostanzialmente inizierà 68-69 negli anni 70. In Italia è in qualche misura anticipata. Le ragioni possono essere molte, ma una ragione è quella che il miracolo economico nel triangolo industriale determina il pieno impiego, non in tutta Italia, il pieno impiego solo dei maschi, quindi stiamo bene attenti a quello che diciamo, ma questo determina un aumento significativo dei salari rispetto alla produttività. In un anno solo i salari recuperano in termini percentuali di aumento il terreno perduto. Quindi è una crisi da conflitto distributivo tra capitale e lavoro. Il capitale italiano reagisce in modo incredibilmente miope: prima aumenta i prezzi e perde sui mercati internazionali, a questo punto comprime la moneta, saltano verso l'alto i tassi di interesse e si abbattono gli investimenti privati.
riaumenta la disoccupazione, si ripropone la situazione degli anni 50, salari più bassi della produttività. Allora è a metà degli anni 60 che lo Stato investe. I primi veri disavanzi del bilancio pubblico, la vera iniziale crescita del debito pubblico, rapporto debito pubblico sul PIL, è della metà degli anni 60, per percentuali che oggi farebbero ridere, ma è perché lo Stato svolge una funzione anticiclica. Le imprese non investono, è una fase di accumulazione senza investimenti. Le imprese fanno profitti non investendo, non aumentando quella che Marx chiamava la forza produttiva del lavoro, ma semplicemente premendo sempre di più sulla intensità di lavoro. Non so se qualcuno di voi abbia visto il film La classe operaia va in paradiso, quello è il mondo di allora. E questo spiega anche la intensità delle lotte del 68-69. Tra l'altro, per reggere quei ritmi, la domanda di lavoro delle imprese si concentra sui maschi delle età centrali. Così avete quel paradosso che una serie di studiosi all'inizio hanno cercato di capire, perché non era ovvio, del come mai alla fine degli anni 60 nei contratti, anche se la disoccupazione in percentuale era la stessa che nel 65-66, nei contratti del 69 le lotte sono molto forti, non solo sul salario, ma anche sulla condizione lavorativa. In Italia, come in misura minore ma significativa anche nel resto del mondo, le lotte della fine degli anni 60, inizio anni 70, sono non solo sul salario, non solo sulla retribuzione, ma sulle condizioni di lavoro, sulla salute, sul corpo, sul fatto che anche noi siamo natura. Ovviamente la crisi degli anni 70 ha tante altre cause. Dietro questa crisi italiana c'è il fatto che in realtà la cosiddetta crisi di questo sviluppo postbellico è cominciata, io credo abbia ragione Minsky, alla metà degli anni 60, è legata a fattori monetari, è legata anche alla guerra nel Vietnam, è legata alla concorrenza tra capitalismi, non ci entro. Tra il 69 e l'80 l'Italia vive gli anni della alta inflazione, con una disoccupazione anche crescente, la cosiddetta stagflazione. A metà degli anni 70 alcune grandi imprese cominciano finalmente a investire anche contro gli operai, ma cambiano la struttura produttiva, la rendono non solo anti-operaie, ma aumentano la forza produttiva del lavoro. Se la Fiat ha fatto delle innovazioni ed è stata produttiva, tra virgolette, nei 10-15 anni successivi, è stato in forza di questa spinta che non veniva dai concorrenti, ma veniva dalle lotte del lavoro. Ma terza cosa, le imprese italiane hanno cominciato a mettere fuori di sé, le grandi imprese italiane, interi reparti, quindi un decentramento di nuovo contro il lavoro, però hanno anche valorizzato quelle piccole imprese dei cosiddetti distretti, che non sono puramente riducibili al reparto esterno della grande impresa, al lavoro puramente dequalificato, alla semplice elusione delle norme. Queste aree dei distretti economici sono state individuate particolarmente nelle regioni allora rosse, Emilia, Toscana e Umbria, e nelle regioni allora bianche, il Triveneto. Ma l'altro elemento significativo degli anni 70 è la svalutazione competitiva. Le autorità economiche italiane svalutano ripetutamente, svalutano più dell'inflazione, quindi le imprese si sono trovate ad avere maggiore concorrenza e i tedeschi erano infuriati, ovviamente, quanto basta. Loro hanno scelto un'altra strada, non la svalutazione competitiva, ma la deflazione competitiva.
faccio crescere i salari in meno della produttività, loro però facevano anche crescere abbastanza la, la produttività. Le imprese ovviamente avevano in teoria una scelta: quando la svalutazione ti fa guadagnare competitività, tu puoi lavorare sul conquistare quote di mercato, sul migliorare la tua catena di vendita, eccetera, oppure puoi aumentare i prezzi per recuperare il profitto ancora di più. Hanno fatto grandemente, se non esclusivamente, la seconda cosa. In questo periodo i profitti sono passati molto dalle imprese al settore bancario. Nell'80, come in giro per il mondo, nell'80-81 c'è stata una svolta ad U in giro per il mondo, è la Thatcher e Reagan, in Francia è la finta svolta keynesiana di Mitterrand, che immediatamente però si rimangia tutto. In Italia che cosa è? Gli eventi significativi sono due: i 35 giorni alla Fiat, la sconfitta della classe operaia alla Fiat, e nell'81 il futuro presidente della Repubblica Ciampi, il quale decreta il divorzio tra... Sì, il divorzio della Banca d'Italia dal Tesoro, quindi la non monetizzazione più del debito pubblico, in un momento di particolare intelligenza, perché ci si va a finanziare sul mercato delle obbligazioni di Stato esattamente quando i tassi di interesse nel mondo esplodono. Tra parentesi però, tenete conto che in Italia siamo molto risparmiatori, questo ha avuto una funzione anche di integrazione, perché è stato il sostituto per le famiglie che ricevevano questi interessi di cose che da noi non ci sono: il sussidio di disoccupazione e tutta una serie di... una sanità non sufficiente, eccetera. Dall'80 al 92 noi abbiamo tutta una serie di altri eventi su cui non insisto, tipo l'inizio dello smantellamento della Scala Mobile e così via. Quello che avviene è che mentre negli anni 70 i distretti prosperavano perché c'era la svalutazione, negli anni 80 noi, l'altro fattore enorme, entriamo nel sistema monetario europeo. Non è che non svalutiamo più in modo competitivo, e non è solo una imposizione dall'estero, dalla Germania. Economisti italiani lo hanno razionalizzato, uno è un nome che probabilmente conoscete, Giavazzi, un altro è Pagano, hanno detto: guardate che bello, così ci leghiamo le mani e riusciamo a combattere finalmente l'inflazione. E la Banca d'Italia pensa che così si riesce a imporre alle imprese finalmente una vera ristrutturazione e di avere mano dura contro il lavoro. Perché se certo tu sai che mi chiedono alti salari, ma io poi recupero con la svalutazione competitiva, sono meno tosto. Solo il paradosso è che tra l'87 e il 92 non ci sono più svalutazioni. Noi addirittura, questo è un punto tecnico, non mi metto a spiegarlo più di tanto, non stiamo più nel sistema monetario europeo con una fascia più ampia di quella degli altri paesi, del 6-20%, ma proprio stiamo nel sistema monetario europeo con gli altri paesi. L'oscillazione che ci consentiamo è solo nel 2,20 in più, 2,20 in meno. Ma ancora più paradossale, noi stiamo spesso vicino alla fascia alta. Vi assicuro che era un piacere andare addirittura in Francia, perché come consumatori all'estero noi avevamo una moneta forte. Ma cosa stava succedendo alla nostra bilancia commerciale? Andava male quando non c'era la svalutazione, e i distretti negli anni 80 non sono andati bene. Ora, come caspita è possibile? In realtà dalla metà degli anni 60, su questo ha ragione Luciano Gallino,
La miopia della risposta italiana al conflitto sociale è stata quella di abbandonare un settore dopo l'altro, dall'informatica all'Olivetti, giù, nei vari casi. Questa di per sé non sarebbe una cosa strana. Nelle economie delle grandi imprese muoiono, dei settori muoiono, il problema è che non ne nasceva veramente nessun altro. Come mai avevamo una moneta forte con questa situazione della bilancia commerciale? Perché importavamo capitali. E perché importavamo capitali? Perché avevamo alti tassi di interesse. La versione consueta è perché era alto il disavanzo dello Stato. La versione corretta, non corrente, è che invece la banca centrale voleva così, teneva i tassi di interesse ancora più elevati per imporre non solo questa ristrutturazione alle imprese, ma anche allo Stato di chiudere sempre di più sul terreno di un bilancio che si riteneva fosse uscito fuori controllo. Non ha però, allora, l'esplosione del debito pubblico italiano. Io vi ho detto, il debito pubblico italiano ha cominciato a crescere a metà degli anni 60, poi quando è che cresce di nuovo? In primi anni 70, le riforme, per rispondere alle riforme, le lotte dei lavoratori fuori dalle fabbriche, dagli uffici e così via, hanno dato luogo effettivamente a una spesa pubblica per riforme. Guardate che quella spesa pubblica per riforme doveva essere finanziata dalla riforma fiscale in contemporanea. La riforma fiscale fu ritardata, quindi l'aumento del debito pubblico sul PIL è avvenuto, prima ragione, perché la riforma fiscale è stata appunto ritardata, e questa storia si ferma al 1975. Poi perché nel corso di tutti gli anni 70, ma questo è vero fino ad oggi, il rapporto debito pubblico prodotto interno lordo cresce? Perché cade il denominatore. Negli anni 50 e 60 si cresceva velocemente, poi la crescita è rallentata, ed è rallentata sempre di più. Quindi anche se tu hai fermato il debito pubblico, il rapporto scende. C'è però una fase che poi è significativa per la sinistra italiana, ed è che la ristrutturazione delle imprese è stata fatta a spese dello Stato. Lo Stato ha speso per sostenere direttamente la ristrutturazione. La Fiat e la Olivetti l'hanno fatta così, a gratis, oppure con sostegni alle famiglie, che però indirettamente riducevano le tensioni sociali delle politiche delle imprese. Questo ha aumentato il disavanzo pubblico? No, quella è stata una manovra in pareggio. E perché è stata una manovra in pareggio? La spesa pubblica cresceva come le entrate. Questo è legato al fatto che a metà degli anni 70, grande cosa di sinistra, Agnelli e Lama firmano l'accordo sulla scala mobile di adeguazione del salario per larga fascia dei salari al 100%. Ma voi immaginatevi un mondo in cui crescono i prezzi, ma dunque crescono i salari nominali, quindi si va a finire in scaglioni di reddito sempre più elevati, con aliquote fiscali progressive. I salari nominali sono coperti, i salari reali no. Quindi è stato pagata dal mondo del lavoro la ristrutturazione. Giavazzi, con un altro nome che conoscete, Spaventa, ha scritto, e figuriamoci, non ha torto, è da destra nella sinistra, la stessa versione di Graziani, dalla sinistra nella sinistra, questo è stato un modo intelligente di parte capitalistica di fare la ristrutturazione, molto più di quello della Thatcher, che ha distrutto l'industria in Inghilterra per favorire la finanza. Da noi non è stata immediatamente distrutta. Gli anni, il 92 è l'uscita dal sistema monetario europeo. Perché usciamo dal sistema monetario europeo? Noi, come altri, usciamo perché la Germania fa la riunificazione, deve finanziare i costi della riunificazione. Cosa fa? Li finanzia con le tasse?
ma quando mai? La Germania ha sempre predicato una cosa e ne ha fatto un'altra, ha aumentato i tassi di interesse, quindi a questo punto i capitali, come dire, prima i nostri tassi di interesse erano più elevati di quelli tedeschi, adesso i capitali invece di andare in Italia, in Spagna, in parte in Inghilterra e così via, sono andati in Germania. Il sistema salta. Avrei da dire delle cose sulle ricadute di questo sull'Europa, ma non lo faccio. A questo punto c'è una inflazione senza più una scala mobile vera, quindi una compressione del salario, scusate, ho detto il termine sbagliato, una svalutazione senza più una seria copertura del salario. Quindi l'inflazione c'è stata, ma non è stata più così vistosa come avrebbe potuto essere se si fosse innescata una spirale prezzi-salari. Si è andati avanti con le svalutazioni dal 92 al 96, i distretti che si erano un pochettino ristretti sono di nuovo esplosi come il made in Italy, si è fatta una politica a base di privatizzazioni, quindi si è svenduto lo Stato. Questo è il paese che ha fatto forse le privatizzazioni massime, ha battuto Thatcher e l'Inghilterra alla grande. La rendita si è impossessata delle uniche grandi imprese che restavano, a parte la Fiat si è presa integralmente le grandi imprese pubbliche, che sono diventate, pensate al settore delle autostrade, pura settore di percezioni di rendita. Nel 99 c'è l'entrata nell'euro, quindi di nuovo la storia dei distretti svanisce e cominciamo a perdere sempre di più commercialmente. Io per adesso sulla storia mi fermo qui e passo alla politica economica e alle idee sull'economia della sinistra comunista e poi dei loro discendenti lungo la linea PDS, DS, Partito Democratico. Allora, fino sostanzialmente alla fine degli anni 50, anzi di più, fino alla metà degli anni 60, la cultura togliattiana, e questo gli viene dritto da Stalin, è che c'è un capitalismo monopolistico. Il capitalismo monopolistico è stagnazionistico. Opprime non solo i lavoratori, ma le piccole imprese, gli agricoltori e così via. Quindi questo capitalismo non decollerà mai. Hanno toppato su tutta la linea. Dentro la sinistra, in area socialista, Panzieri e Quaderni Rossi, in area comunista, Lucio Magri e il gruppo del Manifesto, e potrei fare altri nomi, segnalano che il problema dell'Italia non è allora la rendita, non è la stagnazione. Guardiamo in faccia le contraddizioni di un capitalismo dinamico, dinamico ma pessimo. Pessimo da molti punti di vista. Negli anni 60 la sinistra comunista si rifiuta di accettare l'idea che la crisi possa venire dal fatto che i lavoratori sul salario e nelle condizioni di lavoro non accettano questo sistema. In parte occhieggia a interpretazioni di tipo keynesiano, insufficienza di domanda. Allora l'insufficienza di domanda era una parte della storia, ma una parte non significativa. Quindi costoro pensano si possono fare delle riforme sociali sul consumo che aumentino la domanda. Questo allora non era la contraddizione. Se volevi porre il problema del consumo, dovevi mettere in questione contemporaneamente il mondo della produzione. In parte, ma qui siamo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, la parola d'ordine diventa, il problema è la rendita, lotta alla rendita. Un po' come all'epoca di Ricardo. Ricardo stava dalla parte degli industriali, Malthus stava dalla parte degli agrari. Ricardo era per il libero commercio, così si
si riusciva a importare grano prodotto a costi inferiori e quindi i salari, gli si pagava lo stesso salario in grano, ma costava di meno in denaro ai capitalisti. Questa idea viene in parte dai comunisti, ma è cavalcata da Agnelli. È il discorso un patto tra produttori. Claudio Napoleone chiamò questo tipo di riforme, riforme grano. Per funzionare, queste riforme grano richiedevano che al movimento dei lavoratori si dicesse: smetti di rompere le scatole sulle condizioni di produzione, sulla struttura della produzione, eccetera. I capitalisti decidono che cosa fare dei profitti, noi gli consentiamo di produrli. Qualcuno cercò di fare una versione un attimino più di sinistra e disse: sì, noi facciamo una tregua salariale, però voi ci fate delle riforme in cui tenete conto dei bisogni della classe lavoratrice. Io non so se avesse gambe per camminare, ne dubito, per argomenti teorici, ma insomma, c'è una prova empirica. Questa cosa qui di fatto è stata fatta dall'AMA, dopo l'euro, forse prima, e però non ha portato da nessuna parte. I capitalisti hanno semplicemente ripreso il loro potere. Prima di andare avanti, vorrei dirvi che intanto però è cambiato l'atteggiamento del Partito Comunista rispetto agli economisti, tra virgolette. All'epoca di Togliatti vigeva soltanto, sostanzialmente, ancora la cultura comunista stalinista. Il Partito Comunista decide la linea e l'economista comunista quello deve dire e quello deve pensare. Alla metà degli anni 70 il mondo è completamente cambiato. Gli economisti sono dei tecnici, dicano quello che vogliono, ma la linea politica la fa comunque il partito. Si passa dal dogmatismo all'eclettismo. È importante il fatto che il Partito Comunista e buona parte delle politiche della fine degli anni 70, perché il Partito Comunista è preoccupato del declino dell'economia italiana e quindi vuole contribuire con politiche di piani a medio termine strutturali alla ripresa della industria italiana. In questo modo è del tutto subalterno alla ristrutturazione capitalista. Ma il Partito Comunista è preoccupato politicamente e moralisticamente della situazione italiana e internazionale. Berlinguer, dopo il Cile nel 73, è convinto che non si possa spingere troppo. Con tutti i suoi errori, il Partito Comunista, io non sono mai stato di quella famiglia, dal 1945 fino all'inizio degli anni 70 è stato di fatto una coperta sotto la quale lotte per l'espansione della democrazia e anche sociali stavano. Dopo il 73-75 no, politicamente c'è la repressione, economicamente l'idea è non ci possiamo permettere una critica troppo drastica, dobbiamo fare un compromesso storico. La critica moralistica è: guardate che questo sistema, il sistema capitalistico, è un sistema negativo perché conduce allo spreco nel consumo. La via di uscita sono politiche di austerità. Ora, io sono abituato a distinguere, per cui non sto dicendo che Berlinguer sia la stessa cosa di Monti. Reputo però che quel tipo di impostazione fosse drasticamente sbagliata. Ora però, l'idea dell'austerità e l'idea del capitalismo stagnazionistico più l'idea della lotta alle rendite, paradossalmente, stanno molto dentro la cultura che si sviluppa tra gli anni 80 e 90 di una sinistra che non si vuole più comunista. E la cultura del PDS, DS, PD vede arrivare sempre di più nuove forze intellettuali da quella che era la nuova
sinistra degli anni 70. Alcuni dei nomi che ha fatto Alain Parguez sono nomi di intellettuali che stavano nella sinistra anticapitalista, antagonista e così via. In che forma assumono questo legame di una posizione di lotta alle rendite, di preoccupazione sui monopoli e di tutte le cose che vi ho detto prima, e anche di politica relativamente di austerità? Assumono una posizione che, vi spiegherò meglio il termine fra un attimo, io definisco social-liberista e non neo-liberista. Assumono la forma seguente, breve parentesi. Io sono abituato a criticare gli avversari non moralisticamente, ma prendendoli al punto alto. Se posso, mi metto nella loro testa e miglioro, se ne sono capace, il loro argomento. Quindi glielo distruggo e quindi ne individuo le responsabilità a tutti i livelli. L'argomento è questo, delle teste, diciamo così, più brillanti di questa cosiddetta sinistra. L'argomento è: in Italia è mancata una rivoluzione contro i monopoli e contro la tendenza ai monopoli delle grandi imprese. Come fare questa rivoluzione? Uno, la cultura dell'antitrust. Il libero mercato, le liberalizzazioni regolano esattamente i cattivi, i monopolisti. L'antitrust viene costruito esattamente in quegli anni e così via. Secondo, in Italia la piccola impresa è troppo piccola e non cresce e la grande impresa non ha controlli. Bisogna creare una vera borsa in Italia. Ma una vera borsa non c'è. Come fare a crearla? Introducendo in Italia i fondi pensione, e questo ci consente anche di tutelare generazioni e lavoratori che altrimenti vedranno tagliata sempre di più la loro retribuzione. Questo tipo di terza cosa, va aggiunta anche adesso, è lo Stato in Italia perlomeno è stato corruttore, non solo perché è a ragione, come dice De Cecco, negli anni 80 e 90 i disavanzi sono anche spesso stati esempi di keynesismo criminale, non sono stati buoni disavanzi, ma anche perché è lì che ha avuto il brodo di cultura la deriva della Democrazia Cristiana, la corruzione dell'economia italiana. Per queste ragioni, che io non banalizzo, questa linea, anche per tagliare via le posizioni di rendita, sostiene è bene che ci siano l'equivalente delle politiche di austerità. Questi sono troppo intelligenti per chiamarle probabilmente in questo modo, ma quello che ti dicono è, a un certo punto, vanno bene i vincoli di Maastricht, va bene il patto di stabilità e sviluppo, con tutto quello che ne segue dopo. Perché chiamo questa posizione social-liberista contro la posizione neoliberista? Prima una nota terminologica. Io quando scrivo queste cose in inglese o ne parlo in francese uso il termine social-liberale. Social-liberal. In Italia ho cominciato così e poi ho smesso, perché significa dargli una patente di nobiltà che non merita. Nella cultura italiana una cosa è il liberalismo o liberalesimo, che io ho studiato con Roberto Bobbio, un maestro che ammiro, non condivido alcune cose, non so se dire tante cose, ma certo una cosa è la cultura liberale sul terreno della democrazia, della filosofia politica, quella cultura che per esempio ti dice che la democrazia e le regole della democrazia sono fatte innanzitutto per tutelare la minoranza. E nessun governo, il governo ha il diritto di portare avanti le proprie posizioni nella tutela della minoranza.
nell'autentico suffragio universale. E Bobbio è chiarissimo, che significa il proporzionale, ogni cosa che non sia proporzionale è un'infrazione, così via. Quello è il liberalismo. Un'altra cosa è il liberismo, il lasciar fare. Questi autori vogliono liberalizzare, dicono, per riregolamentare. Non vogliono più lo Stato imprenditore, non vogliono lo Stato pianificatore, perché ci sarebbe stato un fallimento totale su questa linea, non riconoscono ovviamente il fallimento del loro Stato e di questo mercato che c'è sino ad adesso in misura adeguata. Una volta che hanno proceduto in questo modo, loro sono diventati liberisti, secondo me più liberisti dei neoliberisti. E allora vi do la mia tassonomia. Sono i idealtipi, direbbe il sociologo Max Weber. Ci aiutano a ordinare il ragionamento. Alcuni possono essere un po' neoliberisti, alcune persone un po' liberisti autentici, un po' socialliberisti, non mi interessa questo. Io dico che se la sinistra moderata vuole essere presa a livello più alto, bisognerebbe interpretarla come socialliberista. Allora, i neoliberisti chi sono? Vi faccio uno schema banalizzato. Bush e Berlusconi, questi il libero mercato, il lasciar fare, il laissez faire, lo vogliono davvero sul mercato del lavoro e sul welfare. Ma sul mercato dei prodotti e dei servizi loro non vogliono il libero mercato. Loro sono a favore della difesa dei monopoli, della concorrenza imperfetta. Non ci vuole molto, bastano i nomi che vi ho detto. Berlusconi e Bush sono degli esempi classici. Sul terreno dei disavanzi di bilancio, questi, indipendentemente dalla teoria, i disavanzi di bilancio li praticano alla grande. Sapete quali sono i due presidenti americani che hanno aumentato di più il debito pubblico? Reagan e Bush. Clinton è un socialliberista. Reagan e Bush sono quelli che se ne sono fregati. Ovviamente hanno fatto un certo tipo di spesa pubblica. I socialliberisti sono il contrario. I socialliberisti hanno veramente un'anima sociale. Poi, come vi dirò fra un attimo, è quella che mi preoccupa un attimino. Ma hanno un'anima sociale perché, se riprendiamo gli stessi termini, parto al contrario, ve l'ho già detto, sono a favore del patto di stabilità, quindi sul bilancio pubblico loro sono per il pareggio di bilancio. Clinton il bilancio lo ha pareggiato nel corso degli anni 90. Fatevi il ragionamento in termini dei tre bilanci e vedrete che in quel periodo, ovviamente, con il debito pubblico che cadeva, quindi la curva in questo caso sarebbe questa, quello che è successo è che doveva aumentare per forza il debito privato. Negli anni 90 è aumentato il debito privato delle imprese non finanziarie e delle famiglie. Dopo il 2001-2002 è aumentato solo il debito privato delle famiglie per il consumo. Dopodiché, se passiamo ai beni, mercato dei beni e dei servizi, loro sono i socialliberisti più liberisti, perché loro vogliono assolutamente la liberalizzazione, l'attacco alle posizioni di monopolio, eccetera. Quella è l'anima autenticamente liberista dei socialliberisti. Dov'è l'anima sociale? L'anima sociale è che sono anime pie. Loro credono, i socialliberisti, che il lavoro non è una merce come tutte le altre. A parte che il linguaggio in termini marziani è proprio imprecisissimo, ma qui in questo momento me ne frego. Il lavoro non è una merce come le altre, va tutelato, per cui noi non portiamo avanti delle politiche di precarietà, ma di flessibilità del lavoro. Le politiche sono di flessibilità perché noi cambiamo il welfare, noi non vogliamo distruggere il welfare, noi lo vogliamo riqualificare, lo vogliamo rendere universalistico, e quindi garantiremo delle forme di tutela dei redditi, così io posso tutelarti il lavoratore e non il lavoro, tu lo perdi ma intanto io ti tutelo. Ora, anche qui io entrerei tecnicamente su questi punti e tenderei a dire
che per esempio queste tutele sono una bufala, la flexicurity ancora più di tutte, eccetera. Vorrei però spiegarvi perché l'anima sociale, piuttosto che entrare in quel terreno lì, è quella che mi preoccupa di più. Paradossalmente, l'anima liberista mi preoccupa di meno. Certamente sono assolutamente contro il patto di stabilità, eccetera. Però capisco il loro argomento, cioè io voglio difendere i disavanzi buoni. Se una sinistra non è in grado di fare una battaglia per i disavanzi che entra nei contenuti della spesa, io comincio ad avere dei problemi. E quando leggo Alain Parguez o Ayman Minsky, che se non è un MMT, secondo me non è un MMT, certo è un parente dell'MMT, come lo sono anche io da questo punto di vista, beh, quando io leggo loro due, questa attenzione c'è assolutamente sempre. Allora, perché e poi l'altra cosa, l'attacco alle rendite e alle posizioni di monopolio, bisogna vedere come si fa, ma figuriamoci, io mica... Perché mi preoccupa l'anima sociale? Allora, perché, questa è ovviamente di nuovo una schematizzazione drastica, vale un po' per gli Stati Uniti, un po' per l'Italia e la Francia, l'Inghilterra per esempio è già un po' più complicata, cioè in Inghilterra Blair è un neoliberista, forse Gordon Brown poteva essere un po' più socialliberista, ma non è che abbia avuto molto, se mi consentite il termine tecnico, le palle per esserlo davvero. Allora, vediamo questo ciclo economico-politico come va. I neoliberisti vanno al governo e ci provano davvero, attaccano il welfare, attaccano sul mercato del lavoro. Questo unifica tutta l'opposizione, da un centro minimamente democratico a una sinistra molto moderata fino alla sinistra radicale. A un certo punto non ce la fanno. In Francia è successo con le lotte sul contrapremier Bosch, non mi ricordo chi fosse, da noi, se volete, il primo Berlusconi quando ci provò con le pensioni e così via. Quindi se ne vanno a casa. A questo punto è il momento dei socialliberisti, perché noi non abbiamo avuto in Italia, per esempio, un ventennio tutto di Berlusconi. Hanno governato anche il centro-sinistra. Allora, non sono stati veramente neoliberisti, socialliberisti fino in fondo, ma immaginiamo che lo fossero. Allora, cosa ci hanno propinato? Arrivo al governo e caspita, questi si sono mangiati tutti i soldi. Io vorrei fare delle politiche redistributive, una cosa per cui non c'è la precarietà, ma c'è la flessibilità. Ma come faccio? Allora, alto là. Io per intanto comincio a liberalizzare, faccio un po' di antitrust, vado avanti, però scusami, io adesso non posso fare le politiche redistributive, arriveranno nella fase 2, ovviamente le politiche... Chi è il governo adesso? Stai parlando? Prodi 1, se vogliamo proprio metterla così. Intanto guardate che stanno andando avanti non solo l'antitrust, i fondi pensione ci hanno provato pesantemente, sono anche passati sostanzialmente su una serie di punti. Io non so mai come la metteranno, cioè quelli di a un certo punto uno deve dire io ho scommesso su una cosa e poi i fondi pensione, se davvero li avessimo avuti, staremmo come gli inglesi, come gli americani, che da questo punto di vista sono stati, come dire, messi al muro. Lì c'è una responsabilità anche etica di queste persone. E guardi, c'è una responsabilità anche etica di questi economisti, cosa che peraltro nella mia codardia ho scritto varie volte e a varie riprese. A questo punto ovviamente che cosa succede? Succede che il blocco che si era compattato si scompatta. Persino le forze di sinistra chiedono ai loro, no, di governare il conflitto sociale, perché non sia proprio così tanto contro il governo. C'è una disaffezione, vieni mandato a casa. Il ciclo si ripete e si è ripetuto in forma aggravata, tant'è che viene mandato a casa prima di quanto successe la prima volta. Qual è il risultato? Io francamente pensavo che questo che ho chiamato
semi scherzosamente il nuovo ciclo economico politico, a un certo punto finisse perché socialmente uno dei due soggetti socialliberisti non hanno più consenso attraverso quello che è di fatto un colpo di Stato. È stato resuscitato. Io non ho simpatia per Berlusconi, ma è stato mandato via mettendoci una persona grata alla BCE ed è stato resuscitato per questa ragione, per cui noi rivedremo l'emergere di posizioni anche socialliberiste. Ma qual è il governo di adesso? Chi è Monti? Allora, quando io scrivevo queste cose sul neoliberismo e socialliberismo, la mettevo in una battuta: il liberismo non è mai esistito, non conosco un paese che sia stato mai davvero liberista. L'opposizione al liberismo protezionismo è una bufala, come sulla macroeconomia. Anche su questo se la bevono solo gli economisti di sinistra, che si inventano i mondi, si inventano una teoria, cioè stanno a combattere con Krugman e Stiglitz oppure con i neoclassici, Blanchard eccetera, credendo che queste cose abbiano avuto una qualche significatività, oppure fanno la lotta contro i liberisti in favore. Il commercio è sempre stato commercio manovrato. L'unico paese che ha portato avanti delle politiche liberiste è stata forse l'Inghilterra, quando era il primo. Portare avanti delle politiche liberiste in quel momento era portare avanti delle politiche di fatto mercantiliste. Questo è quello che a me sembra sia successo. Chi è però Monti? La battuta che facevo allora era questa: il liberismo è una bufala, non è né di destra né di sinistra, è una politica stupida. Esistono i liberisti? Sì, esistono, esistevano tonnellate di economisti liberisti formati negli Stati Uniti, ma non solo. E allora dicevo, esistono i liberisti principalmente negli editoriali del Corriere della Sera. Adesso noi abbiamo il massimo editorialista del Corriere della Sera che è il Presidente del Consiglio, quindi noi abbiamo per la prima volta un governo liberista. Difatti, se voi guardate la mia tassonomia, lui ha messo insieme i lati liberisti del neoliberismo e del socialliberismo. All'inizio aveva detto qualcosa sulla flexicurity. Secondo me è una bufala, ma nessuno l'ha vista all'opera. Solo che quella cosa lì non ci tirerà fuori dalla crisi. Un po' lo sa persino Monti che l'austerità non basta. Difatti dice ci vogliono riforme strutturali. Dopodiché va a dire alla Germania, beh, voi dovreste imparare da noi a tenere gli orari un po' più lunghi. Allora mi stupisco, insomma, dell'intelligenza di una persona del genere. Questo significa che non usciremo mai sulla crisi? Mai dire mai. Cioè, l'Italia uscirà dalla crisi, se l'Europa uscirà dalla crisi, se qualcuno ci fornirà domanda. Io al momento non lo vedo. Noi, gli Stati Uniti, l'idea di un processo trainato dai paesi emergenti mi sembra molto dubbio, quindi francamente chiuderei qui. Vabbè, io praticamente mi sono stati due minuti, dati due minuti, me ne resta sostanzialmente uno. Io a Paolo, rispetto alla sua replica, dico che sostanzialmente lui appunto mi ha ribadito, appunto io so che non ero stato invitato ma ero stato informato, ho detto non potevo venire, quindi trovo scorretta la sua frase, ma ho capito il suo punto sui silenzi. Allora, io credo di non essere stato silenzioso su quello che so. Io non sono uno storico, non sono un giornalista. Da Alain imparo, da un buon giornalista sono interessato a quello che scrive. Io personalmente ho l'atteggiamento di Marx. Leggetevi la prefazione al primo libro del Capitale e lui dice: io non tratto in luce positiva il capitalista o il proprietario fondiario, ma io li considero maschere di carattere di rapporti sociali. A me interessa, perché so fare solo quello, individuare quanto sia criminale il meccanismo oggettivo. I soggetti che in quel meccanismo
criminale faranno i killer, si trovano sempre e si trovano in abbondanza. È importante studiare e dire queste cose? Sì, chi lo sa fare, sì. Il mio mestiere è la critica dell'economia politica, la critica dei processi oggettivi, la critica degli economisti, prendendoli sempre sul serio. Io sono un allievo di Claudio Napoleoni e Augusto Graziani, due economisti non neoclassici, da loro ho imparato il massimo rispetto della teoria neoclassica. E questo è il mio atteggiamento. Potrà piacere o non potrà piacere. Poi a Paolo dico un'altra cosa, lui ha fatto un lavoro meritorio, ma non tutte, ma molte delle sue cose sono state dette da altri. C'è per esempio un libro, Goodbye Liberismo, di Alfonso Gianni, che la sua asse principale è esattamente, nel suo asse principale di discorso, Goodbye Liberismo, per me Goodbye è una cosa che non c'è mai stata, è la trilateral. E molte, e va sui documenti e dice quelle cose lì. C'è il libro di Alberto Burgio, ce ne vari, di queste cose ce n'è tante. Per me il problema è, l'ho detto ieri e chiudo qui, che la prospettiva secondo la quale tutto si riduce ad un complotto di personaggi cattivi è una prospettiva incredibilmente ottimista dal mio punto di vista, perché significa che si fa un controcomplotto, si organizzano i think tank, si lavora, se si riesce a farlo bene, per 40-50 anni, si cambiano le idee, cambiate le idee, si cambia tutto. Questa è la stessa idea degli economisti. Gli economisti, questa è la stessa idea degli economisti. Gli economisti vogliono essere consiglieri del principe. E i peggio sono quelli di sinistra e anche di estrema sinistra. Se solo noi fossimo, se solo le nostre idee fossero lì, tutto andrebbe bene. No, sono processi sociali complicati, se ne esce insieme, ma se ne esce con la pazienza di un lavoro su tutti i terreni. Vabbè, chiudo qui.